Abbiamo al telefono Maria Francesca. Sì, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ben trovata. Siamo qua per la tua urgenza, figurati. Guarda, la tua urgenza ci ha riguardato e ci riguarda da sempre. Di cosa parliamo? Di capelli, okay. Colore di capelli. Allora. Sì, racconto io. Sì. Vai. Sì, di base ho i capelli castano scuri con delle schiarature vecchissime, diciamo da metà in giù. Okay. Vecchissime, quando dici vecchissime, intendi cotte dal sole dopo anni o vecchissime di 3 mesi fa? No, tipo di quasi un anno fa, diciamo, perché non ho molta voglia di andare alla parrucchiera. Certo. Ok, quindi vecchie, decisamente vecchie, ok. Sì, il mio dubbio era se schiarire o tornare castana tutta uniforme, in vista dell'estate. Certo. Allora, a essere onesti, il tuo messaggio prevedeva anche un'ulteriore scelta, perché è andare a farsi schiarire i capelli da un parrucchiere bravo, hai scritto, o uniformo castano... da un parrucchiere non bravo. No, cerco comunque di andare da uno bravo in generale. Allora, vai da uno bravo. Le schiariture sono fighissime, ma sono, come tu ben sai, perché le hai fatte un anno fa e le faccio anch'io, un grandissimo sbattimento, perché il capello si inaridisce, quindi bisogna idratarlo e tornare dal parrucchiere più frequentemente rispetto a quando tu uniformi il colore e c'è un colore unico. Che intenzioni hai per il futuro? Ma diciamo che alle 2 volte all'anno potrei arrivarci, forse anche 3 esagerando. No amore, allora lascia stare le schiariture, dai. Perché tanto se c'hai le schiariture sotto e fai... adesso stiamo parlando da profani, Mamma, se fai le schiariture sotto... Io, cioè, mi dissocio. Tu ce le hai già sotto, vai da un parrucchiere bravo, ti uniforma il capello e poi col sole, col mare, col vento, col sale, i capelli tendono a schiarirsi, soprattutto in quei punti lì in cui ci sono state le schiariture. Poi a un certo punto, quando è troppo, tagli. Esatto. va bene, mi avete convinto. Però più che altro, il consiglio vero è vai da uno bravo e ti fai consigliare da lui. Sì, che è la cosa che mi è mancata l'ultima volta, diciamo. Manda foto poi, per favore. Ah, va bene, dai. Dai. Grazie, cioè grazie mille. Scusa per non essere stati troppo utili. No, ma ci sta. Ah, va bene, sei molto gentile. Sì, sei molto carina e comunque sei ancora indecisa, si è capito. No, mi avete convinto perché avevo fatto lo stesso ragionamento anch'io, però mi è rimasto un po' perché un paio di anni fa ero andata da uno bravo e me l'avevano fatti bene le schiariture e mi è piaciuto molto. Certo. Poi però, perché... noi siamo fatti così, ci prende il ghiribizzo e dopo che siamo andati da uno bravo e ci ha trattati bene... Non torniamo. Ma sono andata da lo stesso, ma non è venuto bene la seconda volta. Sono rimasta delusissima. Vabbè, dai, aggiornaci. Grazie mille. Un bacio. Ciao. Che carino. Ciao, non siamo stati bravi qua. No, ma qua di capelli tenuti belli. Non ne vedo. No, neanch'io.